Paperino e le spie atomiche è una storia particolarmente figlia del suo tempo, in quanto all'inizio degli anni 50 gli Stati Uniti iniziavano a temere che altre potenze potessero disporre di armamenti nucleari. Nella logica della guerra fredda e del mondo diviso in due blocchi contrapposti, si inizia a insinuare quella psicosi nota come maccartismo, volta a individuare i nemici dello Stato, veri o presunti. L'incipit della storia è esemplificativo in tal senso. Incredibile ma vero, grazie a un regalo di zio Paperone, i Paperi sono in vacanza in Costa Azzurra, che Barks ritrae fedelmente. Paperino si fa scappare una battuta sulla eventuale presenza di spie, che innesca un'autentica paranoia in cui Quo è qua. La scena è divertente per come Barks fa recitare i Paperotti, ma è anche parecchio significativa se consideriamo il periodo di produzione. Una delle cose che salta subito all'occhio è la natura dei comprimari, che non sono animali antropomorfi, ma veri e propri esseri umani. La cosa ai tempi non era così sconvolgente, se pensiamo anche al film I Tre Caballeros di qualche anno prima. Ma l'art director, Carl Buettner, non apprezza questa scelta e da quel momento in poi vieterà a Barks di ripeterla per non sradicare i paperi dal loro mondo. Personalmente ho invece sempre apprezzato questa connessione di Barks al realismo, con persone vere e luoghi reali mescolati invece ad altri inventati, per conferire ancora una maggiore verosimiglianza al racconto. Indimenticabili le pin-up di Barks in costume sulle spiagge della Costa Azzurra, tra cui spunta l'affascinante Georgia de Atlantis, o Madame Tripla X, che traghetterà i paperi in un'autentica spy story, con tutti gli stilemi del genere. Tradimenti, colpi di scena, combattimenti, armi, piani, segreti rubati e, soprattutto, una sensazione di serio pericolo che permea tutta la storia. Barks si mantiene sul registro serio, concedendosi solo talvolta uno sconfinamento nella parodia di genere, rendendo la storia un vero thriller mozzafiato. Il maestro riesce addirittura a inserire nella storia pane e salame e una satira sulla tendenza dei ferrofilo tranvieri ad aderire agli scioperi. Per cui davvero non so che cosa si possa chiedere di più. Senza dubbio è una storia molto molto particolare, ma anche una delle più belle mai scritte e disegnate da Carl Barks.